Ciao a tutti amici Ombriverse e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come ho collegato il mio nuovo RIMS all'impianto e di come è andata la sua prima accensione di prova in vista della prossima cotta. Prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi a questo canale qualora non siete già iscritti e a cliccare sulla campanella per non perdere nessun aggiornamento sulle uscite dei miei video. Vi invito inoltre a seguirmi su tutti i miei social come Facebook, Instagram e il canale Telegram. Sigla! Come vi ho detto nel video in cui facevo l'unboxing, che vi lascio nella scheda qui in alto se non l'avete ancora visto, oltre al RIMS ho ordinato dallo stesso rivenditore anche un certo numero di raccordi aggiuntivi per collegarlo al meglio al mio impianto. Allo stato attuale la situazione è la seguente. Allora, ho fissato il tubo in verticale affinché sia sempre pieno durante il suo utilizzo e l'ho fissato all'impianto con queste cravatte reggitubo. La bile in uscita dalla pentola percorre questo tubo fino alla pompa che spinge il mosto nel RIMS dal basso. Dopodiché il mosto percorre tutto il tubo fino a questa valvola che mi serve per regolare il flusso in uscita. Dopodiché se ne torna in pentola. Per le operazioni di aggancio e sgancio ho acquistato dei cam lock aggiuntivi, che è vero che costano in più, ma mi risparmiano un sacco di fatica. Se non altro, durante la cotta non devo usare chiavi inglesi e altro. Un primo problema che ho riscontrato con questo RIMS cinese è che alcuni raccordi non avvitano bene, o meglio, avvitano fino a un certo punto e poi diventano molto duri come se si bloccassero. Con il raccordo maschio, come potete vedere, sono riuscito ad avvitarlo fino in fondo e non ho avuto alcun problema. Con i raccordi femmine invece, ovvero questo qui per il portasonda e quello lì da un pollice per la resistenza, come potete vedere non sono riuscito ad avvitarli fino in fondo, pur facendo una forza incredibile. Ad ogni modo, utilizzando abbondante nastro in teflon, sono riuscito a sigillare opportunamente le parti. Probabilmente la filettatura del raccordo, nonostante sia in pollici, differisce di qualche decimo di millimetro e per questo si blocca dopo un po' che si avvita. Cose che capitano quando si acquistano raccordi in posti diversi del mondo. Una volta avviata la pompa, mi sono sincerato di non avere perdite in tutte le giunzioni del RIMS e ho configurato Beerlab per questo nuovo setting dell'impianto in vista della mia prossima cotta, una normalissima Vice che vedrete prossimamente su questi schermi. Allora, impostazioni, impianto, configurazione guidata, pentola singola, RIMS, usiamo il PID, ok, esclusa la pompa del RIMS, non ho altre pompe, adesso devo scegliere le sonde. Sebbene Beerlab dia la possibilità in fase di configurazione di utilizzare due sonde per il mesh per effettuare la media delle letture di temperatura, io ho scelto tuttavia di utilizzare una sola sonda. Ok, Beerlab ci dà il solito riepilogo. Abbiamo il RIMS con algoritmo PID sull'output 7, output 6 è la pompa. Vabbè, in questo momento sto alimentando a parte, però insomma sull'output 6 dovrei collegare la pompa e poi sonda 1 per rilevare la temperatura. Perfetto. E poi per fermentazione non ci interessa al momento. Salvare impianto? Sì. Ok, ora siamo pronti. Prima di oggi ho sempre misurato la temperatura in pentola. Stavolta però voglio provare una nuova soluzione e vedere se ci sono differenze sostanziali. Infatti, cosa ho fatto? Sto usando questo pozzetto per rilevare la temperatura. Questa qui è la direzione del flusso e in questo modo la sonda si trova esattamente a valle della resistenza. Dato che mi trovo, ne ho approfittato anche per regolare il PID di Beerlab. Al momento infatti Andrea non ha ancora finito di sviluppare la routine di autotuning, quindi devo farlo manualmente. Dopo un'oretta più o meno passata a giocare con le tre costanti, sono riuscito a trovare un certo equilibrio.
Ovviamente con il grano in pentola cambierà tutto e dovrò effettuare delle correzioni in corso d'opera. Bene amici Embrewers, per oggi dallo Sgabuzen è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso fatemelo sapere con un like. Io vi invito ad iscrivervi a questo canale, qualora non siete già iscritti, e a cliccare sulla campanella per non perdere nessun aggiornamento sulle uscite dei miei video. Vi invito inoltre a seguirmi su tutti i miei social come Facebook, Instagram e il canale Telegram. Ciao a tutti amici Embrewers!